guadagna nello scacchiere mediorientale e il fatto che l'approvazione del provvedimento consentirà una collaborazione sempre più stretta tra i nostri due Paesi nel contrasto al crimine organizzato transnazionale e al terrorismo internazionale nelle sue varie forme, dichiaro il voto favorevole del gruppo di Forza Italia. Grazie. Grazie collega Archi. Adesso il collega Del Grosso, prego. Grazie Presidente. Solo per dichiarare il nostro voto favorevole a questa ratifica, così come abbiamo sempre fatto nel caso di ratifiche che riguardano la sicurezza e la lotta alla criminalità in accordo con altri Paesi. Semplicemente questo, voteremo favorevolmente e continueremo a votare favorevolmente nel merito tutto quello che per il Movimento 5 Stelle è buono. Grazie. La ringrazio collega Del Grosso. Collega Quartapelle Procopio, prego. Grazie Presidente, solo per chiedere l'autorizzazione a depositare l'intervento e per esprimere il voto favorevole del Partito Democratico al provvedimento in oggetto. La ringrazio. Bene, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge ratifica numero 3285A, ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Regno di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011. Dichiaro aperta la votazione. Fitzgerald.